il tempio a battere il calcio d'inizio è in questo momento tutto di destra, un po' di spazio, formazione ospite, palla in avanti, anzi un cambio di fronte qui sulla sinistra. Upa, palla però benissimo, Sciaba se ne va sulla destra, servizio per Valenti, state in avanti anche Silvetti, palla in aria, attenzione, la palla rimane lì, termina di pochissimo alla... con la rimessa di Dumbuya, ora Duzza, Valenti, Ferraro, bellissima l'apertura per Bianco che se ne può andare sulla sinistra, Bianco, Bianco, supera l'avversario, entra in aria, palla dentro! Questa prima giornata di campionato di promozione, il numero 11, Alessandro Leri, mette dentro dopo un'azione bellissima di Francesco Bianco sulla sinistra, primo corner della gara, palla dentro, attenzione, c'è Dumbuya sul colpo di testa, però pericoloso, lasciato solo il giocatore del Logo Santo in questa occasione. Ricominciare, ricordo, tempo in vantaggio 1-0, Uleri all'undicesimo, intanto attenzione qui con Logo Santo che può andarsene, c'è una confusione, il tempio che prova a rubar palla, ma questa volta sono bravi i giocatori ospiti, infatti c'è un pallone pericoloso proprio che termina però tra i piedi di Silvetti, non si è chiusa proprio per l'intervento del centrale, attenzione però ancora si combatte, un po' di confusione, poi ancora un tiro del Luogo Santo che ci prova anche dalla distanza, adesso esce finalmente Francesco Bianco, messo giù da dietro, cartellino giallo, i difensori ancora una palla lunga a cercare, attenzione qua è buono il tiro di Luogo Santo, ci ha provato senza grande, attenzione c'è il rigore in favore del tempio, è stato messo giù Valenti, fischia l'arbitro, va Valenti e c'è il gol, il gol del tempio con Valenti, 2-0, calcio di rigore trasformato, rigore procurato e trasformato da Sergio Valenti, argentino, primo tempo. X Silva, il padrone di casa porta avanti, adesso riparte il Luogo Santo con questo pallone messo in aria, qua c'è un del Luogo Santo, Luogo Santo. La formazione dei mister nativi e adesso ruba palla bene, invece Corraduzza può andare, Francesco Bianco, ancora un bel servizio per Corraduzza sulla destra, palla dentro, viene respinta ma c'è ancora Corraduzza che cade in aria, ma... calcio di punizione per il Luogo Santo, palla dentro, esce Dumbuya, attenzione, ancora il pallone lì e poi viene allontanato, ha rischiato molto qui il tempio, cosa di mi dà il cambio a Uleri che invece mette all'indietro dove c'è Corraduzza, va a servire Corraduzza, c'è, sono tre giocatori, intanto palla dentro, attenzione, il tiro che è respinto ma rimane lì a sfera, ancora Luogo Santo che vuole rendersi pericoloso, si deve girare qui il giocatore, poi c'è una conclusione sporca e poi allontanata la sfera, il compagno
palla messa in area, c'è Silvetti a buttarla fuori, il tacco Idili per Bianco che però controlla male, era molto elegante, molto bello il tacco di Idili, prova palla però ancora Bianco e quindi può andare a servire Valenti sulla sinistra, è buona la posizione di Valenti, entra in area Valenti dal vertice destro, ancora per Bianco, Bianco che deve andarsene sulla linea di fondo e poi per... vediamo che c'è un fallo fischiato, no, anzi no, lascia proseguire il direttore di gara e dunque va adesso Cucu sulla sinistra, sovrapposizione con Bianco che invece va a servire in avanti, bellissima l'azione di Tichia e conclude però e la mette tra le braccia di Marzetti, ma mette fuori la difesa, roba palla però benissimo Villar che prova ad andarsene, Villar prova la conclusione, il Tempio sta vincendo 1-0, ancora un lancio in avanti, questa volta è buona la posizione di Idili sulla sinistra, Idili punta l'avversario, supera il secondo, serve bene Villar e poi la palla dentro, deviazione, altrimenti sarebbe stato un ottimo cross, forse qualche secondo di gara con il Tempio che chiude in avanti, ancora Tidia al centro, c'è un pallone che vaga in mezzo all'area, c'è il gol, 3-0 Tempio, però viene annullato per fuorigioco, dato il punteggio, termina qui il Tempio vince 2-0.